non lo conosciamo, però siamo fiduciosi, speriamo bene. Mi aspetto che metta in ordine i conti dell'amministrazione di questa città. Questo è il futuro, me lo dirà. Come si comporterà nei confronti dei cittadini? Io non posso dire che sono contento di La Galla, non sono contento di La Galla. Secondo il suo operato potrò avere un giudizio nel futuro. No, ma né lui né nessuno, quindi da questo punto di vista non cambia. Suppongo che abbia tanta esperienza, non è certo l'ultimo arrivato. Quindi mi aspetto che veramente faccia qualcosa di buono. Che sia in grado di risolvere i problemi, perché capisco che non è facile fare il sindaco in una grossa città. L'ho votato e sono stato anche di supporto. Priorità sono l'immondizia, innanzitutto, perché è un biglietto da visita della città, poi le buche che ci sono, l'illuminazione. Specialmente la raccolta differenziata. Raccolta differenziata nel centro storico. Mi aspetto che almeno la via Papireto, che da più di 6 mesi che c'è un buco ed è chiusa al traffico e noi siamo lì ben incatenati, renda la città un pochino più vivibile di come era prima. È una città turistica come tante, quindi renderla più attrattiva sicuramente per i turisti e soprattutto dare più possibilità ai giovani, perché per i giovani qui c'è veramente, veramente poco, poche occasioni, poche possibilità. Che risollevi un poco la città, perché i palermitani se lo meritano. E penso che lui veramente ami Palermo come l'amiamo noi palermitani, perché Palermo è bella, è un peccato però, perché i turisti vengono da ogni parte del mondo e noi che facciamo?